Io sono Marco, sono un ex dipendente di questo posto qua, questo negozio Apple, che è ridotto in queste condizioni perché da 4 mesi non percepiamo nessun tipo di stipendio, cosa che deriva anche da ritardi dovuti agli anni precedenti, da situazioni di nero, di gente assunta giusto per lavorare senza, solo con promesse, senza niente di mantenuto. E quindi siamo arrivati a dire chiudiamo, abbiamo chiuso. Questo negozio va qui che viene chiuso in questo modo perché il proprietario non è in grado di poter gestire in maniera adeguata, non può e non vuole venire incontro alle nostre richieste, e quindi l'unica soluzione possibile era appunto quella di rivolgersi a degli enti preposti per far sì che questo negozio venisse chiuso da noi e non da lui. Una situazione che negli ultimi 2 anni non è mai lievitata da quando lui ha preso possesso di questo negozio, o meglio, dal punto di vista dei dipendenti funzionava tutto bene, i risultati economici c'erano, se non che questo sembra si sia impossessato per più tempo dei soldi, delle risorse del negozio. Tant'è che a un certo punto si è creato un buco allucinante e i primi a non voler più pagare sono stati i dipendenti. E siamo arrivati allo stremo delle forze, lui ha continuato a dirci che noi dovevamo stare tranquilli, che i soldi non arrivavano, quando invece dagli ex soci e da una socia attuale abbiamo saputo che in realtà la situazione è ancora più tragica di quello che temessimo. L'azienda non è in regola con i libri contabili, non è in regola con gli stipendi, non è in regola con i contratti, questa è una persona truffaldina che in qualsiasi attività ha cercato di rubare soldi. Lo aspettiamo, vediamo se riusciamo a far vedere anche agli altri con che razza di persona abbiamo avuto a che fare. Rubare i soldi ai ragazzi, si vergogni, truffatore sei.